legislatori come presidio salvavita in un'istituzione scolastica quale quella del Gagliardi Umberto I e del Vico di Ragusa, estremamente importante, tra i più grandi delle istituzioni scolastiche della provincia, estremamente importante per i ragazzi che questi presidi siano alloggiati in ogni sede. Ne parliamo con la dirigente scolastica, professoressa Annunziata Barone. Sì, ha detto bene, è una istituzione scolastica complessa come la nostra, nella quale vivono quotidianamente 1300 alunni, oltre 200 unità di personale fra docenti e non docenti, chiaramente sente l'importanza della presenza di un presidio salvavita che sicuramente sarà a servizio della nostra istituzione scolastica, ma anche del territorio circostante. Naturalmente questa attenzione al territorio nascono dalla Clinica del Mediterraneo, l'iniziativa di donare questi presidi, e dall'Unione dei Cardiologi, dal reparto dei cardiologi riabilitativi della Clinica del Mediterraneo, questa attenzione al territorio che però vuole dire anche formare personale, che mi pare estremamente importante, perché oltre al presidio anche la formazione è estremamente importante. Certamente, noi stamattina riceveremo in dono due defibrillatori, uno ci viene donato dalla Clinica del Mediterraneo che si prenderà a carico anche della formazione del personale della scuola per l'utilizzo di questo presidio, e l'altro dai partecipanti ad un convegno organizzato dal reparto di cardiologia e cardiologia riabilitativa della medesima Clinica del Mediterraneo. Quindi una scuola che guarda al territorio, che ottiene risposte rispetto alle esigenze di una comunità scolastica così importante come 1300 alunni, ma soprattutto che dà risposte e si apre al territorio anche in termini di formazione. Sì, certamente, perché il nostro personale comunque è personale che vive nella comunità e quindi nel momento in cui viene formato potrà utilizzare i nostri defibrillatori, ma anche qualsiasi altro defibrillatore dovunque esso sia. Ma un defibrillatore nelle scuole è presupposto di sicurezza. Vogliamo favorire, se c'è possibile, la cultura della prevenzione, in fondo questa è prevenzione, la cultura della sicurezza in ambiti, così importanti, quale migliore ambito che quello scolastico, in un plesso così importante dove ci sono tantissime persone, dove potenzialmente si possono verificare degli eventi infausti, anche non necessariamente perentori o importantissimi, ma anche lievi possibilmente, ma che però possono chiaramente condurre a situazioni di rischio. Quindi avere a disposizione un defibrillatore e mettere nelle condizioni, e questo cercheremo di farlo nel prossimo futuro con dei corsi di formazione adeguati, il personale, gli studenti stessi, è sicuramente a favore della cultura della prevenzione e della sicurezza. Questo è quello che vogliamo fare e speriamo di contribuire a tutto questo. Sicuramente sì, una particolare attenzione della Clinica del Mediterraneo alle problematiche del territorio e alla diffusione della cultura della prevenzione tout court. Sì, a diffusione della cultura della prevenzione tout court, altre iniziative stiamo portando avanti per altri ambiti, nell'ambito delle patologie neoplastiche per esempio e quant'altro, proprio a favore della cultura della prevenzione. Questa è prevenzione nell'ambito dell'emergenza, che chiaramente è altrettanto importante. Vogliamo continuare a fare la nostra parte, così come abbiamo fatto in tutti questi anni. Nell'ambito della cardiologia riabilitativa, che è una grandissima sfida, si entra nella prevenzione, nella cura di sé a 360 gradi. Momento molto importante questo della consegna dei defibrillatori, ma particolare attenzione anche e soprattutto per la divulgazione della cultura della prevenzione attraverso la formazione del personale che dovrà utilizzarlo. Assolutamente, oltre del personale che è formato nella struttura, perché così è l'obbligo della legge, il nostro pensiero è anche quello di cominciare a formare i ragazzi
affinché loro stessi possano farsi da tramite e diffondere non solo la cultura della prevenzione, ma anche la cultura di poter fare qualcosa per gli altri, perché più ci sentiamo importanti per gli altri ed è più importante è. Dicevo poco fa, poc'anzi, che l'uso di questo tipo di oggetto in dei posti pubblici come gli aeroporti riesce a salvare anche il 50% delle persone che hanno un arresto cardiaco, quindi per noi è fondamentale poter far in modo che questi vengano utilizzati nelle scuole, immaginiamoci. Estremamente importante la formazione e la cultura della prevenzione. La clinica del Mediterraneo si pone come faro anche per altre strutture e per altri presidi nella funzione di divulgazione anche culturale oltre che sanitaria. Ritengo che la cultura e sanità vadano di pari passo. Si fa un ottimo lavoro a livello ospedaliero in questa provincia. Noi cerchiamo di giocare il nostro piccolo ruolo, perché comunque cerchiamo anche di colmare ciò dove è possibile andare ad aiutare. Grazie.